Grazie, buonasera a tutti, grazie a tutti. E la Presidente ha fatto un po'... Grazie. Sembra che ha già detto tutto, ha fatto una bella anteprima, quindi un viaggio largo su quello che è il fenomeno Andrea Esposito. Però il fenomeno Andrea Esposito va visto alla luce dell'ultimo libro, perché l'articolo rappresenta per Andrea e per quelli che seguono quest'autore, rappresenta un po' il passaggio importante, rappresenta lo step che c'era necessario. Fino a poco fa Andrea era l'autore sottosata di Forio che scriveva di Forio, poi con l'articolo invece cambia editore, cambia soggetto, relativamente cambia soggetto, e diventa autore nazionale. Come ci diventa? Ci diventa dopo un percorso prettamente meritorio. Il mondo dell'editoria, soprattutto quello del libro, poi faremo una parentesi sul libro in particolare, è particolare. Oggi vediamo che per come negli ultimi 4-5 anni il mondo si è evoluto, da quando ha smesso l'era dell'intermediario tra il singolo e il grande pubblico, ma con l'avvento dei social e con l'avvento soprattutto di quella che è la distribuzione dei social, oppure l'apertura del mondo social al mondo reale, ha un po' liquefatto i confini. Oggi per un autore andare in edicola, andare a realizzare un libro, un lavoro è facilissimo. 4 anni fa avevi bisogno di un editore, qualcuno che prendeva il tuo manoscritto, lo leggeva, lo valutava e decideva di investire. Oggi il tempo è cambiato, oggi il tempo non è più quello. Oggi vai su internet, ci sono tanti servizi online dove il signor nessuno può accedervi, carica il suo testo, edita il suo testo e di questo testo ha bisogno semplicemente di essere diffuso. Con Andrea invece non è successo così. Con Andrea invece c'è stata una produzione particolare, parliamo di uno stile letterario che è difficile, che è particolare, perché parliamo di uno stile letterario che non ha rispetto, uno stile letterario che racconta quello che è, dove non per forza ci sono i buoni, ma dove non per forza ci sono i cattivi, dove il buono è cattivo, il cattivo è buono, dipende dal momento, dalla circostanza, dove i confini non ci sono più, ed è un racconto reale, un racconto che diventa reale dove è difficile emergere, più difficile perché raccontare il brutto certe volte diventa facile, perché basta non farlo bene e ogni cosa diventa brutto. Andrea invece è riuscito a raccontare bene qualcosa di brutto. Esce il primo libro, Il paese nasconde, ambientato a Forio, poi passa un po' di tempo e questo libro non è più un libro che distribuiamo a vista e che ci giochiamo noi, no, esce allegato al Sole 24 Ore, là c'è una copertina diversa, te la possiamo far vedere, questa qua è perfetta. Questa qua è l'edizione del Paese Nasconde, edita dal Sole 24 Ore. Non è più il libro che ci siamo prodotti, non è più il libro che ha fatto Andrea, è diventato un'opera che ha superato il confine e è diventato l'opera del noir italiano. Andrea è sicuramente uno dei migliori interpreti, diciamo che lo conosciamo, quindi siamo di parte, abbiamo un conflitto di interessi. Questo è un conflitto di interessi, ce lo portiamo avanti, il nostro lo teniamo a portata di mano, è però un'eccellenza che l'Isola Ischia di cui si può vantare. Poco fa, qualche mese fa, siamo riusciti anche a sdoganare la provincialità dell'Isola Ischia, siamo andati in piazza, abbiamo fatto in modo che anche il comune di Forio si rendesse conto che tra i suoi cittadini ci fosse qualcuno che aveva superato il limite dell'Isola d'Ischia, e poi a gennaio è uscito con un nuovo editore, quindi qualcuno che ne ha valutato la qualità, che ne ha valutato soprattutto il ritorno imprenditoriale, perché magari il libro è bello, ci emoziona, però c'è qualcuno dietro a questo libro che mi ha fatto di quell'oggetto che per me è ancora romantico, per me è ancora oggetto di innamoramento, per me è ancora oggetto che fa parte della vita propria, perché con tutta questa digitalità, con tutto questo codice binario che ci circonda, il libro stampato, la carta, il rumore, il poter evidenziare, il poter scrivere, il poter farci l'orecchio, oppure evitare che qualcuno ti faccia l'orecchio, oppure evitare qualcuno che te lo sciupi, diventa qualcosa che diventa reale della tua vita, che diventa qualcosa di tuo, quindi il libro entra a far parte della nostra vita. Quale libro? Parliamo di Radicola, e poi magari presentiamo più Radicola, è l'ultimo lavoro, poi mi piacerebbe magari sentire anche la mia.
maniera verde, e poi facciamo una parentesi su Istria Carbone che è particolare perché con Istria Carbone adesso poi dopo un po' di self-promotion, anche la self-promotion non piace fare la self-promotion, però a un certo punto bisogna dire. Con Andrea siamo riusciti a trattare al momento in cui l'editoria dice la visita, viveva un momento di cambiamento, siamo riusciti a mettere insieme il racconto noir con l'attualità vera. Quando editavo il Dispari settimanale ci sono stati alcuni servizi dove era impossibile raccontare quello che stava succedendo. Allora, facciamo l'esempio di Alba. Alba era una signora che realmente si prostituiva al vinto per poter giocare nelle macchine. Avuta l'evidenza della realtà, del fatto, perché era così, e trattando il fenomeno del gioco d'azzardo, trattando il fenomeno delle macchinette, delle slot machine e dell'intero sistema, c'era la necessità di far emergere, di dover raccontare questo lato particolare della nostra società, ma non potevi raccontarlo e basta come cronaca, come attualità. E a quel punto un emergente dell'editoria ischitana, con un emergente del racconto noir, siamo riusciti a inserire come primo esempio, come numero zero di Istria Carbone, la cronaca di Alba che si prostituiva al bingo per giocare con le macchine. Dopo Alba invece ci è piaciuto raccontare l'isola così com'era, fantasticando tra le pagine del più nuovo immaginario di Istria Carbone, inventandoci, nonostante che noi porteremo nel segreto chi sono i personaggi reali che abbiamo tratto dalla realtà dell'isola di Ischia, abbiamo tratto dei personaggi che potete leggere in Ischia Carbone, Ciro Carbone, commissario senza possibilità di redenzione, senza possibilità alcuna di redenzione, il direttore di un giornale locale sembra che assomigli, ma non è detto che mi debba assomigliare per forza, e tanti altri raccontati perfettamente con la cronaca che stavamo raccontando in maniera retta. Quindi c'è una, ci sono due ragazzi ischitani coetanei che in un periodo uscivano la sera e si divertivano tra le strade di Ischia di notte, facendo un lavoro che poi diventano grandi, maturi forse diventeremo grandi, adesso siamo ancora bambini, quindi c'è il concetto di sbagliare e non essere maturi, e raccontano insieme qualcosa di bello, raccontano insieme un inventore su insieme un libro, lo fanno con un altro coetaneo loro, artista, Manuel Di Chiara, che illustrerà questi racconti, e questo è Ischia Carbone. Un esercizio proprio locale, sotto casa. La cosa bella di fare la mia professione, di farla a casa, è che critichi qualcuno, faccio un esempio, tu a caso, Enzo o tu, no? Voglio dire, si possono dividere la cosa. E poi dopo tu esci e hai bisogno di incubare, magari vai a scuola, metti che mio figlio arriva a Forio, vai là e sei criticato la maestra di tuo figlio, oppure sei criticato l'amico delle biciclette. Quindi, ed era questo gioco di conoscenza, questo gioco di mescolanza, questo gioco di realtà che ci ha portato a fare Ischia Carbone, che era figlio di sicuramente uno che già aveva affinato l'arte di scrivere e di raccontare la realtà, così come senza filtri, e magari raccontare entrambe le parti, senza neanche prendere posizioni, anzi, magari nel libro il noir non prende tutto, cioè questa è poi ti fa paura, prendi la paura, ti piace e ti prende il piacere. Fa freddo, con l'immagine fredda della riferita. Te la vedi così com'è, te la racconta e siamo riusciti a raccontare due belle cose. Sono contento che Andrea ha superato la dimensione ischitana, si è diventato un autore del noir italiano, del piano zero, è un nuovo editore. Lo trovate su tutti i bookshop d'Italia, l'articolo lo potete comprare da Palermo fino a Torino, in qualsiasi libreria. C'è il libro di Andrea Esposito, adesso lui magari vi racconterà non tanto la trama, ma più che altro le emozioni del descritto di un paese lontano, che lui vive, che lui ci porta dentro, che ha descritto anche nuove storie, no? Nuove vicende, dove per forza la scoperta sta nelle pagine, però quello che a me piace, sono contento di stare qua, è che un piccolo giornalista locale oggi
Gaetano poneva l'accento su una cosa, su un aspetto principale della tipologia dei libri che io tento di proporre al pubblico molto modestamente. Io scrivo noir, che è un genere molto particolare, nonostante oggi sia particolarmente in voga, se ne sforzino a migliaia, è un genere che si, scusate il gioco di parole, si rigenera continuamente e permette a ogni autore di essere un pezzo unico. Non per forza un grande autore, un autore buono, ma il noir permette a tutti gli autori che ne scrivono di essere un autore capace di sviluppare la propria personalità, i propri pensieri. Perché? Perché il noir esce completamente fuori, anzi diciamo che felice definitivamente i generi classici del passato. Il noir è l'antitesi del giallo classico, rimaniamo sempre nell'ambito del thriller, insomma, dei romanzi polizieschi. Tanti anni fa c'era il giallo classico, la Agatha Christie, dove erano perfettamente ben definiti i confini tra buoni e cattivi. C'era il poliziotto che inseguiva l'assassino, amen, finiva lì. Il noir è l'esatto opposto. Nel noir il bene e il male si mischia, si miscela, si confonde. La differenza tra buoni e cattivi non è palpabile, non è palese, anzi è molto sottile. È difficilissimo individuare chi siano i buoni e chi i cattivi. Non perché piace all'autore mischiare le carte e ingrogliare il lettore, ma semplicemente perché il noir racconta la realtà così com'è e non come noi vorremmo che fosse. Il giallo classico dipinge una realtà consolatoria che ci permette di perderci nelle pagine di un romanzo come era quello di Agatha Christie e ci dipinge una realtà nella quale possiamo riconoscerci inevitabilmente nella parte sana, nella parte buona. La realtà vera, quella nella quale noi viviamo, non è così evidentemente. Nella realtà più che mai quella del giorno d'oggi, odierna, i confini sono assolutamente azzerati, possiamo dire, e lo vediamo ogni giorno. Il cattivo, l'uomo nero, è, come si suol dire, spesso la persona della porta accanto o addirittura la persona che ci vive a fianco. Basti ricordare gli episodi di cronaca che hanno contrassegnato la cronaca nera di questi anni. Questo per dire cosa? Che io ritengo che il noir sia il migliore genere per raccontare la realtà odierna, ma anche per raccontarsi, raccontare se stesso, di dire ciò che l'autore pensa attraverso le immagini protagonisti, attraverso le storie che si raccontano. Perché un autore, io ritengo che per far pensare il pubblico, i propri lettori, non debba mai e poi mai dare risposte. Io ritengo che un autore non sia la persona che debba risolvervi i problemi e dare risposte alle domande della vostra vita. È il contrario. Io penso che un autore abbia l'esigenza fortissima quando si pone nei confronti dei propri lettori invece di fare esattamente l'opposto, di suscitare il dubbio, di porre domande, di porre interrogativi nel nostro animo, interrogativi che noi stessi dobbiamo trovare la forza di dare appunto una risposta a questi stessi punti interrogativi. L'autore deve essere un pungolo, l'autore di qualsiasi genere, non solo di noir, deve suscitare nel lettore, qualsiasi lettore, l'interrogativo, il dubbio, la possibilità di pensarla anche diversamente. E sarà il lettore stesso poi a porsi determinate domande, a darsi determinate risposte. Questo per dire che cosa? Che il noir affascina appunto forse proprio per questo, perché raccontando la realtà odierna così com'è, ci dà uno spettro molto ampio delle possibilità che la vita umana ci offre. La realtà è variegata, la realtà non è mai o bianco o nera, mille sfumature. Gli stessi colori hanno sfumature in se stesso. Il noir ci consente di raccontarla in questo modo. E venendo nello specifico, Gaetano e Duda hanno perfettamente, brillantemente fatto una recensione dei miei quattro libri. Mi soffermo su quello che citava Gaetano, che è l'ultimo in ordine di tempo, perché l'articolo è uscito a dicembre dell'anno scorso, ma è stato scritto prima, mentre Ischia Carbone, che abbiamo partorito tra virgolette insieme con Gaetano, è una raccolta di racconti, un esperimento che non avevamo mai fatto. È una raccolta di racconti che è stata scritta nell'arco di un intero anno e poi messa insieme, miscelata per bene e pubblicata, corredata delle bellissime tavole di Mango e di Chiara che ha fatto i disegni che accompagnavano questa storia. Ischia Carbone racconta di Ischia, ovviamente, ma la racconta da un punto di vista, come sottolineava anche tu da prima, completamente diverso, così come nel Paese nasconde il mio primo libro. Non è Ischia patinata, quelle delle cartoline che siamo abituati a fare ai turisti. Diversa, vera, nello stesso tempo
nera, tra virgolette, ma anche un'identità contraddittoria che ti pone, come abbiamo detto appunto, delle domande, ti pone delle domande sulle quali riflettere, domande alle quali non per forza dobbiamo dare tutte le risposte e tutte in un'unica volta. Ogni racconto di Zia Carpone tratta un argomento di attualità, li abbiamo scelti insieme con Gaetano, argomenti che hanno contrassegnato non solo quell'anno, ma una serie di anni che fanno parte ancora del nostro quotidiano, della nostra realtà odierna. I contrasti all'interno delle scuole, l'omofobia, il razzismo, un determinato modo dei confronti dei diversi da parte della società isolana, tutta una serie di argomenti e di tematiche che l'Istria si è trovata ad affrontare in questi anni. Ovviamente questi racconti hanno uno sfondo noir nel senso più classico del termine, più che noir direi art boy, il classico racconto metropolitano dove c'è il poliziotto che deve districarsi all'interno di un caso difficile di risolverlo. Però come sfondo c'è Ischia? Perché Ischia che cos'è? Non è altro che un microcosmo. Un microcosmo inteso nel senso più positivo e puro del termine. Io utilizzo spesso questa tipologia di luoghi nei miei racconti. Il microcosmo non è il paesino idilliaco fatto tutto di rose e fiori profumati con le viuzze e i cerchi e botteghini artigiane. No, il microcosmo può essere anche un paese profondamente travolto dall'ambiguità, dalla contrapposizione di determinati tipi di personalità nei suoi paesani, capaci di slanci di enorme altruismo e nello stesso tempo di meschino cinismo. Un po' Ischia lo è così. Che cos'è quindi il microcosmo? Il microcosmo non è altro che la metafora di quello che può essere il mondo intero rapportata a un piccolo paese. Quando dico Ischia è capace di contrapposizioni anche dal punto di vista negativo, quando dico che Ischia è capace di ambivalenza nella sua personalità, e l'abbiamo raccontata in Ischia Carapone, non intendo connotare Ischia negativamente, anzi è tutt'altro. Io sono legato profondamente all'isola, al mio paese, io la amo visceralmente, ma trovo che sia un esercizio banale e autoconsolatorio e soprattutto bugiardo raccontare oggi Ischia raccontando le pietanze che si cucinano nei ristoranti isolani. Reputo un esercizio di una banalità estrema raccontare Ischia raccontando se si fa la pesca turismo o la barca a vela. Bisogna raccontare Ischia a 360 gradi, avere il coraggio di raccontarla tutta, raccontare la realtà così com'è. Ischia è un'isola meravigliosa e dobbiamo raccontarla tutta. Io e Gaetano ovviamente ci abbiamo provato, non abbiamo la presunzione di dire che ci siamo riusciti, ma abbiamo voluto fare questo esperimento, un esperimento completamente diverso dagli altri libri che hanno pubblicato e che parlavano della nostra isola. Abbiamo toccato argomenti che non sono stati toccati in nessun altro testo, l'abbiamo fatto con assoluta, come dire, una certa anche ingenuità, ma con assoluta buona fede, diciamo così. Ci sono anche delle tipologie classiche di personaggi, degli stereotipi, possiamo dire, in un certo qual modo. Il politico, l'imprenditore, l'albergatore, il proprietario del riero, il pescatore, il contadino. All'interno di questo habitat interagiscono i personaggi che fanno la storia. E la storia, come abbiamo detto, ha come confine questo microcosmo. Può essere Ischia, come può essere Cortina d'Ampezzo, come può essere Avetrana, come può essere Brembate, come può essere Sharm el Sheikh, non c'entra nulla, non importa dove la storia dice. Il microcosmo è una metafora di quello che il mondo intero ci offre, come caleidoscopio di colori e di sfumatura. In questi libri, in questi testi, ma penso più che mai in Ischia Carapone, abbiamo cercato di fare questo tipo di esperimento, ovvero mandare un messaggio che sia diverso dagli altri, non in quanto trama, perché le trame possono essere tutte originali, dipende dal gusto del lettore. Abbiamo cercato di mandare un messaggio che sia diverso appunto perché il lettore si interroga su determinati aspetti, ripeto, non solo del posto in cui vive, ma del posto in cui vive come simbolo, come ampiezza, come possibilità di allargarsi e fare questa riflessione su l'intero spettro degli episodi che avvengono nella propria nazione o nel mondo intero, non importa. Questo è il noir. Questo è il noir. Il piacere di scrivere noir, di leggere noir, sta nel fatto che non ci sono filtri.
non c'è consolazione, ma si racconta la realtà meravigliosa, bellissima, atroce, drammatica, forte e passionale, così come c'è e non come vogliamo.